Permettetemi un messaggio criptato. Camilla, grazie. Joana Borman era una donna bassina, minuta, raccontava di avere 42 anni, ma in realtà ne aveva una decina in più. Di lei si hanno ben poche informazioni riguardo alla sua situazione familiare o affettiva. E le fotografie che la ritraggono si contano sulla punta delle dita. Si sa solo che fosse nata nello stato della Turingia, una regione che all'epoca apparteneva alla Prussia orientale. Era profondamente religiosa, sognava di diventare una missionaria. Non aveva una professione specifica, nemmeno un impiego vero e proprio. Lavorava in un istituto psichiatrico, ma percepiva un salario basso che a stento le consentiva di vivere dignitosamente. Motivo per cui, quando nel 1938 le si presentò l'opportunità di unirsi agli ausiliari delle SS come cuoca, accettò immediatamente, ma soltanto per una questione economica. All'Echtumburg, che era un sottocampo di Ravensbrück, avrebbe infatti guadagnato 3 o 4 volte di più. Durante la sua vita da SS-Aufseherin, ossia da guardia femminile, è stata trasferita di continuo, girovagando tra molti campi di concentramento: Ravensbrück, Hindenburg, Neuengamme, Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen. Era tra le più anziane carceriere dei lager. Le altre erano molto più giovani di lei e, tra l'altro, a differenza delle altre, a stento raggiungeva il metro e mezzo di altezza. Eppure, in quel corpo minuto si nascondeva un demone spietato di un'aggressività spaventosa. Nel 1942 ad Auschwitz ebbe modo di conoscere le guardiane più temute del lager, Maria Mandel e Irma Gries. E si sa, chi pratica lo zoppo. La Borman veniva descritta come un essere mediocre, con notevoli problemi di autostima e mancanza di fiducia in se stessa. Di conseguenza, tutta la sua frustrazione si trasformò in un comportamento selvaggio nei confronti dei deboli. Senza alcun senso di colpa, era capace di uccidere tra le 50 e le 500 persone al giorno. Sceglieva con cura le sue vittime. Le provocava aspettando una loro reazione, fino ad avere la scusa sufficiente per ammazzarle a sangue freddo. Non utilizzava le mani, ma le mascelle di alcuni cani lupo che lei stessa addestrava. Bastava un suo cenno per far sì che sbranassero i prigionieri davanti allo sguardo terrorizzato dei loro stessi compagni. Non si allontanava mai da un suo particolare cane da guardia, se lo portava sempre dietro per terrorizzare i prigionieri esausti e sfibrati, a cui lei, urlando, intimava di continuare a lavorare, aspettando che crollassero per la stanchezza. A quel punto li picchiava selvaggiamente. Una donna ebrea di nazionalità greca di soli 17 anni ricordava con dolore di quando il cane morse una gamba alla sua amica Regina, per poi proseguire l'attacco, lacerandole tutto il corpo. Proprio per questa caratteristica di girare sempre accompagnata da quel cane pericolosissimo, venne soprannominata la donna col cane e conosciuta nel campo con il nome di Wiesel, la donnola. Quando girava tra le baracche, portava al guinzaglio due cani, imponenti, neri, pericolosissimi. I superstiti raccontano di circostanze davvero dantesche. Infatti, alla Borman bastava slegare i suoi feroci animali e scagliarli contro i prigionieri indifesi, mentre lei, sadica qual era, assisteva alla scena provando un piacere diabolico. Diversi testimoni invece ricordavano perfettamente che la Borman si appostasse sulla rampa all'arrivo dei treni e che, insieme ad alcuni medici dell'SS, decidesse chi dovesse sopravvivere e chi no. Thank you.
Presenziò anche alle selezioni del dottor Mengele, dirigendo i deportati a volte gemelli verso i laboratori degli esperimenti. Dora Silberberg, un'ebrea polacca di 25 anni, dichiarò al processo che la carceriera la colpì con un pugno in faccia talmente violento da farle saltare due denti e, non contenta per indurla a tornare immediatamente al lavoro, la colpì anche con un grosso bastone. Già, perché la Bormann portava sempre qualcosa tra le mani. Se non era il guinzaglio, a volte era un bastone, a volte un manganello di gomma, che utilizzava soprattutto sulle detenute che indossavano un vestito un po' più pulito e decoroso delle altre. In tal caso, ordinava loro di spogliarsi immediatamente e le costringeva a fare degli esercizi molto faticosi. Quando le donne stanche ed esauste crollavano per la stanchezza, la Bormann infieriva, colpendole col manganello sulla testa e sulla schiena, fino spesso ad ucciderle. Il 15 aprile del 1945, l'undicesima divisione corazzata delle truppe britanniche entrò a Bergen-Belsen, dove lei prestava servizio, trovando una situazione inimmaginabile. 10.000 cadaveri accatastati in attesa di essere distrutti, 60.000 superstiti in pessime condizioni. E di fronte a quelle immagini grottesche, gli alleati costrinsero tutto il personale nazista a trasportare e seppellire i morti, non ancora sepolti. Joanna Bormann dovette adempiere a quest'obbligo, insieme alle sue colleghe, e furono tutte costrette a trascinare i cadaveri senza nemmeno i guanti. Tutte loro furono successivamente sottoposte all'arresto. Joanna Bormann venne accusata nel processo di Bergen-Belsen di vari reati contro i prigionieri: omicidi, maltrattamenti, crudeltà. La corte ascoltò diversi testimoni che confermarono ogni accusa riguardo ai fatti accaduti ad Auschwitz e a Bergen-Belsen. Lei negava ogni imputazione, arrampicandosi sugli specchi. Sosteneva di non aver mai usato un manganello in vita sua, che si era limitata a schiaffeggiare solamente i prigionieri più indisciplinati. Asserì con insistenza che il suo fosse un cane addomesticato, che mai avrebbe attaccato un prigioniero,
Era semplicemente il suo animale domestico, non di certo un cane da guardia. Cercò di convincere la corte che il pastore tedesco aggressivo e pericoloso, che era stato menzionato dai testimoni, non fosse il suo, ma di un'altra guardia femminile, di nome Cook, che le somigliava e aveva un cane proprio simile al suo. Peccato però che di questa Cook non vi sia traccia alcuna, quindi se l'era inventata di sana pianta per discolparsi e difendersi dalle accuse a lei rivolte dagli ex prigionieri inferociti. Durante il processo di Bergen-Belsen sorsero dubbi sulla sua sanità mentale, ma non furono sufficienti a impedirle di essere dichiarata colpevole dal tribunale militare britannico. Nel corso di 2 mesi, 32 ex membri dell'SS, 16 uomini e 16 donne, furono mandati alla sbarra. Ma giudicare stavolta non sarebbe stato molto semplice. In qualsiasi processo veniva condannato per direttissima chiunque avesse lavorato ad Auschwitz, in quanto considerato esplicitamente responsabile delle condizioni di morte dei prigionieri. A Bergen-Belsen, che invece non era un campo di sterminio, era più difficile dimostrare la responsabilità degli imputati. La sentenza di questa corte è che tu subirai la morte per impiccagione, ossia, tradotta in tedesco, morte per corda. Ogni prigioniero doveva essere pesato per poter calcolare la caduta corretta dal patibolo. Lei zoppicava lungo il corridoio con l'aria vecchia, smunta. Affermò di avere 42 anni quando in realtà invece ne aveva 53. Era alta poco più di 1,5 metri, pesava 46 kg scarsi. Tremava mentre veniva posta sulla bilancia. Venerdì 13 dicembre del 1945, alle 10:38, Joanna Bormann si avvicinò alla botola dove l'aspettava il boia, che le coprì la testa, le strinse la corda attorno al collo, mentre lei in tedesco pronunciò le sue ultime parole: «Anche io ho i miei sentimenti!» Poi il meccanismo si mise in moto e il suo corpo rimase lì, appeso, per 20 minuti, il tempo sufficiente per verificare che fosse morta. La dottoressa Langensreiner, detenuta ad Auschwitz, la descrisse così: era una persona miserabile, una creatura infelice che non era amata da nessuno, che non amava nessuno, tranne il suo cane. Non sorprende che questa donna si sia rifiutata di appellarsi alla sua morte. Il corpo fu conservato in una semplice bara di legno e successivamente sepolto nei giardini della prigione. Quel cimitero che pullulava di guardie dell'SS presentava su ogni tomba una croce di ferro, ma presto quel cimitero divenne luogo di culto per i nazisti sopravvissuti, motivo per cui il 5 marzo del 1986 tutte le 200 croci di ferro furono rimosse. Le tombe non sono state più contrassegnate, in modo da impedire le visite dei nostalgici nazisti. Oggi è visibile solo un manto fitto di erba che copre i loro sepolcri e nasconde la loro memoria. Il video finisce qui. Un caro e affettuoso saluto a tutti. Ciao, al prossimo video.